Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio di Empire. Io sono sempre Kila Nerd e oggi evitiamo di fare qualche altro passaggio qui. Eccola. Abbiamo una buona produzione di cibo. Dobbiamo ancora costruire le due strutture per il passaggio dell'Epica. L'abbiamo qua. Ok. Cosa costruiamo? Costruiamo. Dove l'abbiamo messa? Qua su. Ne abbiamo quattro. Prossimo rinascimento, la prossima sarà l'epoca imperiale. Proprio i dammi da sedia. Ok, una qui. E una qui. Perfetto, no, sbagliato. Così, perfetto. Allora, non dobbiamo espandere nient'altro per il momento. Dobbiamo soltanto accumulare un po' di risorse. Presto avremo le nostre due fabbriche da sedia che ci daranno lo sblocco dell'epoca numero 8. Ok, siamo a 2 ore e 43 di gioco e ancora siamo all'epoca 8. Adesso ci velocizzeremo assai. Allora, qui siamo a posto. I nostri due bei cittadini dove sono? Qua, stanno lavorando alacremente. Ok, abbiamo quasi costruito. Visto, vediamo che c'è una specie di gruppo con un cannone che si sposta un cannone per caricarlo poi sul carretto. 4620, ecco qua, perfetto, dicevo che c'eravamo. Allora ritorniamo, no, non ritorniamo qui da nessuna parte perché appena finita l'epoca, finito il passaggio di epoca, facciamo subito altri due edifici. Quasi quasi, visto che non ne abbiamo, le facciamo sì, quella zona lì. Facciamo due fortezze. Queste qua. Che ci consentono di inserire soldati dentro, elevandoli dal numero di popolazione. Qua sono 95, se quando ho costruito la fortezza mettendo due cittadini scende 93. Perché i cittadini sì. Sono entrati lì, vengono tolti dal conteggio ma non dal gioco, perché passa un pulsantino, sa ed escono. Ma se io ho un punto, ho 10 cittadini liberi, 10, insomma sono a 680 su 690 e dentro ce ne sono 20, voglio farli uscire e me ne escono soltanto 10, perché raggiunge i limiti di popolazione non me ne fa uscire altri. Ok, siamo all'epoca imperiale, come dicevo, quindi facciamo subito due di queste, non si risponde pure male. Uno di qua. Ok, perfetto. Non possiamo vedere, è cambiato il centro cittadino. È un modo più figo adesso, eh. Ok. È cambiato anche il municipio chiaramente. Eccolo qua, guardate bello come adesso. Potremmo. Ecco qua, espandiamo bene le mura. Abbiamo già sbloccato l'età industriale. So che ci manca una quantità assurda di cibo. Abbiamo fatto 1900 in 5 secondi, diciamo, presto a farne altrettanti. Ok, poi facciamo la recinzione che migliora la quantità della produzione di cibo. E questo aumenta la silvicoltura e aumenta la produzione del legno. Ok, qui perfetto. Questi qui rimangono sempre queste icone qua fino alla fine, quindi quando saremo più avanti basta pigiare sulle spade e migliorare l'unità. Ok, qui non dobbiamo fare altro, potremmo fare una mongolfiera ma non ci serve a nulla perché nello spazio non ci può andare. Oh giusto, dobbiamo fare anche la recinzione, eccola qua. Recinzione era questa e l'altra no. Allora, se avremo ancora più cibo, sono già 3000, buono, siamo a visitare 2,5, ma 3 ore e 5 di gioco. Non mi ricordo di aver fatto una partita così lunga senza essere arrivato all'epoca spaziale. Vabbè, proviamo, vediamo un po' come va a finire. Allora, spendiamo la registrazione, aspetta di arrivare ai 5800, quindi dicevo. Ok, ci siamo quasi, siamo a 700, eccolo qua.
epoca industriale prima guerra mondiale. È in corso una ricerca nel municipio e presto avremo la possibilità di costruire i primi aeroporti. Dove sono? Eccoli qua. Vieni qua. Deposita la merce. E poi vieni qui che ho da farti fare una cosina parecchio nuova per te. Allora, dove li costruiamo? Li costruiamo più vicino possibile. Ecco qua, qui, così almeno sono diretti, possono essere diretti direttamente là. Perché poi l'acqua spaziale negli aeroporti possono essere costruiti i caccia planetari. Che quelli sì attraversano lo spazio. Partono da un pianeta, attraversano lo spazio e arrivano all'altro. E questi sono i caccia che partono dall'aeroporto, se no sono quelli delle porte aeree, che le puoi mettere proprio qui, qua, e partono da qui. Vedi, quelle porte aeree spaziali partono dagli aerei. Ah, ok, possiamo vedere che è cambiata completamente la grafica, è cambiata anche la texture di tutti gli edifici, anzi praticamente di tutti, tranne le mura che dovranno essere migliorate a mano. Ok, mettiamo qui un aeroporto e qui l'altro aeroporto, guardate bellino. Poi dopo tutto abbiamo sbloccato anche la fabbrica di carri armati, che faremo dopo. Intanto miglioriamo le mura e come vedete è cambiato anche il centro cittadino e il municipio è cambiato, la caserma è cambiata, i cittadini sono cambiati e persino ecco qua il granaio è cambiato. Non so se lo vedrete. Ho provato a spostare i cittadini. No, non me lo vedi. Ah, fa pure questo qui. Ok. Eccolo qua. È cambiato. Anche il granaio. Ok, gli aeroporti sono pronti. Il suonino abbiamo sentito che ci dà. Gli aeroporti sono pronti. Abbiamo già 3000 e passa di cibo. Ci dà la possibilità di fare subito presto il passaggio subito alla seconda guerra mondiale. Immediatamente. Facciamo subito qualche cannone antiaereo in questa zona, ne serviranno tantissimi, quindi io comincio già ora a metterli in questa zona qui, perché oltre non servono, perché quando attaccheranno con caccia dovranno passare per forza di qui, non possono spawnare proprio qui nel mezzo. Quindi le difese vengono fatte lungo il confine, come nella realtà del resto. Immediatamente. Intanto facciamo delle difese contraeree che chiedono legno, oro e legno, sì. Ok, mettiamo qua. Mettiamo l'opera ai cittadini a costruire questo. Anche se qui dubito che passino, però li mettiamo lo stesso. Che il nemico ti colpirà nel punto in cui ti senti più sicuro, come diceva quel tale, non so se lo conoscete, quel tale, immediatamente mi riferisco a Sun Tzu, okay. Non l'ho sentito dire, non è che so quel dell'arte della guerra, solo per sentito dire. Immediatamente. Quindi comunque è vero, il nemico colpisce nel punto in cui ti senti più sicuro. Immediatamente. Non è vero, colpire il nemico così senti più sicuro, magari in quel punto ha abbassato la guardia, perciò può darsi che sia distratto in quella zona e che sia più facile colpirlo. Ok, ci siamo quasi. 893, dai, manca poco, manca una cinquantina di cibo, dai. Eccolo qua, passiamo alla seconda guerra mondiale. Intanto vi faccio vedere gli aeroplani che abbiamo il caccia bombardiere Fokker, facciamo uno. Abbiamo il caccia Sopwith, che cos'è, di che nazione sia, non lo so, non anche se si nomina così. E poi abbiamo il bombardiere Gotha, quello tedesco. Questo e questo, il caccia bombardiere e il bombardiere, sono sicuri siano tedeschi, questo non lo so. Gli aerei tedeschi della prima guerra mondiale, insomma, il caccia bombardiere Fokker e il bombardiere Gotha. Ok, dovremmo essere pronto. Ok, il caccia è pronto. Mettiamo fuori tutti gli aerei, vai. Eccoli qua, vale bellino.
e Roger hanno il turno finché finiscono il tempo di volo, il carburante, e ritorneranno all'aeroporto. Rientrano all'aeroporto e riescono subito perché fanno il rifornimento. Invece un danneggiato rientra nell'aeroporto e rimangono lì finché non vengono riparati. Ok, siamo ancora alla prima. Ok. Perfetto, abbiamo sbloccato la seconda guerra mondiale. Ora intanto facciamo questo. Poi gli diamo l'ordine di fare subito le due fabbriche di carri armati. Ok. Senza premere nessun altro tasto. Ok. Così in modo che quando ha finito questi tornano subito a costruire gli anelli. Intanto questo è il Gotham. Guardate, bello grosso. E ora non possiamo fare altro che migliorare gli aeroplani. Ma oltre a... Notate, c'è una bandierina più, Oltre a quelli normali, adesso abbiamo anche il bombardiere B-29, quello nucleare. E l'aereo anticarro, semplicemente, quello che ha il bonus contro i carri armati. Miglioriamo gli aeroplani e presto vedremo che non possiamo ancora, non possiamo ancora passare all'età moderna, abbiamo 6204. Ok, possiamo vedere che tra poco, come possiamo vedere, il bombardiere torna già alla base e riparte subito. Anche le, anche caccia torna alla base, ma presto cambieranno, eccoli qua, cambiano proprio un volo. Adesso sono l'ME-109, quello tedesco, e lo Spitfire, quello inglese, famosissimo. L'ME-109. Che potranno essere migliorati subito, perché sono, non so come mai, ma nell'epoca della seconda guerra mondiale, insomma, tenete a due il numero di miglioramenti nei caccia. Oltre che il bombardiere migliorerà, ora presto migliorerà. Ho già rifinito il carburante un'altra volta, c'ho 82 soli pure del resto. Per caccia c'è un po' di più, mi sembra. Sì, c'è 115. Ora, quando... Ecco qua, siamo quasi alla fine. Miglioreranno in volo. Eccolo qua. Pronti, signore? Per me 262. Quello, ah sì, quella reazione. Il primo caccia reazione. Pronti, signore? E questo per lo Spitfire migliorerà presto, appena... Eccolo qua. Questo è il bombardiere seconda guerra mondiale che rimiglioreremo subito. Lo Spitfire, eccolo lì, migliorato, è diventato il VIC-51, quello americano. Adesso migliorerà questo, anche questo, non mi ricordo un cosa migliora. Vediamo, aumenta un B-17, alla Henkel un B-17. Ok, direi che anche per questo episodio è tutto, siamo giunti all'epoca della seconda guerra mondiale e anzi, probabilmente, no, non ancora, manca poco, però ci potremmo espandere all'epoca della... all'epoca completamente quasi attuale, cioè all'epoca atomica moderna. Quindi vi dico che da Killer Nerd è tutto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti!